Se l'una contro l'altra si sono affrontate le due difese in battuta del campionato, probabilmente non poteva esserci altro risultato che lo 0-0. È finita così, senza reti e con un punto per uno, la sfida al Del Conero tra l'Anconitana e il Grottammare. La partita più difficile, come aveva ammonito in settimana Davide Ciampelli, per i biancorossi che già avevano preso lo scalpo del Sassoferrato domenica scorsa e del Val di Chienti nell'andata dei quarti di Coppa Italia. In effetti la gara è stata chiusa, per merito soprattutto del Fortino ospite, che ha retto e resistito per tutti i 90 minuti di fronte agli attacchi dei dorici, imprecisi nel primo tempo, più convinti nella ripresa. All'ottavo, bella azione dell'Anconitana con la palla che finisce ad Ambrosini che calcia sul fondo. Al decimo, punizione di Trombetta che viene invece deviata dalla barriera e finisce in angolo. Sempre pericoloso però il mancino dell'argentino sui calci da fermo. Al 28esimo, sugli sviluppi di un corner, conclusione in acrobazia di Magnanelli che finisce di poco a lato. Prima occasione vera da rete per i dorici, che nel finale di tempo si rendono pericolosi ancora con Ambrosini che calcia al volo su sponda di Mansur e con davanti un nugolo di uomini senza però trovare lo specchio della porta. La costante proiezione offensiva dei biancorossi prosegue anche nella ripresa. Ci provano con maggiore verve. Al 51esimo, palo di Zaldua che si gira in un fazzoletto e calcia perfettamente verso la porta. Sfortunato l'argentino che trova il montante. Poco dopo, altra conclusione, si presenta Ambrosini che spiazza palanca, ma la sfera si perde di poco sul fondo. Al 60esimo, contropiede mortifero degli ospiti con De Panicis che manda a lato da ottima posizione e sfiora la rete del vantaggio per il Grottammare. Al 75esimo, altro tentativo su punizione di Trombetta respinto dalla barriera. All'82esimo, rinvio maldestro di palanca con Bruna che offre ad Ambrosini un assist al bacio. Attaccante biancorosso sciupa male, ciabattando col sinistro. Il forcing finale non produce il tanto atteso e voluto gol vittoria. Con questo pareggio l'Anconitana sale a quota 7 punti in classifica ed ora l'attende la trasferta di domenica prossima a Fabriano, in casa della formazione di Fenucci.